Ben ritrovati dopo la pausa estiva e riprende nero su bianco e riprende con una polemica aperta nel nostro telegiornale dopo un post su Facebook che denunciava le decine e decine di multe in piazza Libertini, la piazza antistante, il palazzo delle poste. A denuncia fatta, giustamente, risposta anche da parte della politica che pur condividendo e giustamente condividendo il ruolo, la professionalità e l'onestà del corpo della politica, la Polizia Municipale metteva in evidenza proprio la politica, il capogruppo di Forza Italia, che la pubblica amministrazione impone, parla e usa questo verbo, alla Polizia Municipale il raggiungimento di determinate somme da produrre: per questo ogni vigile impegnato sulla strada ha dei numeri da realizzare per garantire il raggiungimento dei budget imposti. Questo verbo imporre è gravissimo, per cui noi apriamo un dibattito e chiediamo il motivo per cui un partito di maggioranza non ha ufficialmente aperto una polemica se il verbo è usato giustamente e non incautamente. Quando qualcuno rileva che la segnaletica in piazza Libertini è ambigua e non dà certezza di poter o meno fermare la propria auto, a margine del nostro servizio l'assessore alla mobilità Pasqualini interviene per rivedere e perfezionare e migliorare. E infatti il quotidiano riprende la... Eh, nostra eh, volontà di evidenziare quanto di discutibile c'era in piazza Libertini e alcuni interventi vi sono stati per cui la segnaletica era ambigua e permetteva di elevare multe non a tutela del cittadino, un po' come quando un cittadino viene come dire, eh, multato perché parcheggia la propria auto non nelle strisce blu o nelle strisce bianche, ma in una parte di strada non contrassegnata dal divieto, ma che comunque in ogni caso non va ad ostacolare il transito né di pedoni né di altre auto. E in questo caso la solerzia impone di elevare un verbale, perché il codice dice che le auto devono essere posizionate o nelle strisce a pagamento o in quelle gratuite e quindi la condotta eh, indiscutibile Permette di far comunque la multa in un momento così particolare. A questa polemica che noi apriamo e sviluppiamo, però, la stessa politica che usa il verbo imporre cambia strategia. Ecco, l'assenza di coraggio su questo non dovrebbe esserci. Perché io chiedo attraverso Facebook una commissione pubblica con la partecipazione del sindaco, invece viene, come dire, Organizzata una commissione traffico presieduta da un altro esponente di Forza Italia, e chi ha usato il verbo imporre, ossia il capogruppo del partito berlusconiano, dice: Noi siamo per, oltre a testimoniare la fiducia verso il corpo degli ex vigili urbani, ma nessuno di noi mette in discussione questo, al massimo sono vittime, pur se il sindacato dei, della Polizia Municipale dice che alcuna pressione vi è mai stata o vi sarebbe mai stata, dice vogliamo sapere invece, a questo punto a garanzia dei cittadini come vengono impegnate le somme delle multe. Cara politica senza coraggio che dimentica il verbo imporre e non vuol far chiarezza su questo aspetto, anche a volte vessatorio verso i cittadini. Come vengono utilizzate le somme fu una polemica aperta proprio da noi, almeno un anno fa, proprio con l'assessore ai lavori pubblici Messuti che venne e portò in studio una serie di carte e quindi tutta la documentazione per far vedere che come per legge viene rispettato il 50% per i costi, perché è giusto che sia così in ogni pubblica amministrazione, i costi per mantenere la polizia municipale e l'altro 50% destinato alla sicurezza. Ma io pongo un altro interrogativo, se realmente pensate di far politica e di rappresentare i cittadini. Oltre a farci spiegare o a spiegarci perché avete usato il verbo l'amministrazione pubblica impone alla Polizia Municipale di fare multe, di fatto è questa l'affermazione, perché non avete posto mai prima l'uso delle cifre e c'è voluta la stampa, l'informazione un anno fa a capire come erano distribuiti i milioni di euro delle multe e perché non ponete l'interrogativo sul perché una società come la SGM investa per la sicurezza, per i nuovi parcheggi e perché non chiedete alla pubblica amministrazione il motivo per cui i parcheggi dell'ex immobile Enel non vengono attivati. Qualcuno potrebbe pensare che attivare per altri privati parcheggi potrebbe significare impoverire le casse pubbliche, non solo per minor multe, ma anche principalmente per minor introiti legati alla sosta delle auto. La politica deve iniziare ad alzare la testa e ad avere il coraggio, pur se fa parte della maggioranza. A domani.